con Paolo Nespoli, l'astronauta della Brianza, qui al campo volo di Karate Brianza. Dietro di noi il dirigibile, pilotato poi dai vari piloti dell'organizzazione. A Paolo Nespoli chiediamo l'esperienza che ha vissuto Baikonur nello spazio. Beh, andare nello spazio non è una cosa normale che si fa tutti i giorni, così come non è normale andare tutti i giorni in dirigibile. Ma insomma, di cose speciali, diverse, strane, oramai ne ho fatte parecchie nella mia vita e aspetto di fare anche questa. Andare nello spazio sicuramente per me è stato il coronamento di un sogno che avevo da bambino, è un'esperienza unica, quasi indescrivibile. E credo però che, almeno per il momento, è andare a uno spazio riservato a poche persone, ma in futuro sono convinto che ci riusciremo tutti, un pochettino come adesso si compra il biglietto e si va a New York o a San Paolo, ci riuscirà tutti ad andare in orbita, e questa è una sensazione molto bella, un'esperienza molto bella, e spero che tutti riusciranno a provarla. Bene, allora la Brianza non sarà conosciuta soltanto per i mobili adesso, però comunque anche per i nostri piloti. Benissimo, benissimo. Un saluto a tutti, a presto, ciao! Oggi il dirigibile con Paolo Nespoli sta sorvolando karate. Sì. Perché questa iniziativa? Questa iniziativa di sorvolare karate, più che karate, direi che sorvola Verano Brianza, perché il comandante Nespoli, Paolo, è di Verano e quindi deve sorvolare il paese di Verano. E dopodiché atterrerà nella villa lì della Cassa Rurale, diciamo, Contenegri. Ecco, allora, la Brianza comunque, ricordiamo, è sempre stata la patria un po' della mongolfiera, perché già dal Rinascimento ci sono stati dei voli di sperimentazione in questa zona. Certo, non solo a Brugherio è partito il Conte Ardeani 240 anni fa, però poi ho iniziato nel 72 a diffondere questo sport che non esisteva in Italia, e ho fatto dei piloti, dopodiché siamo andati avanti, le mongolfiere si sono moltiplicate e adesso abbiamo anche noi una bella flotta di mongolfiere. Questo è un po' una riedizione della manifestazione che abbiamo fatto nel dicembre del 2007, quando Paolo è stato per la prima volta in missione con lo shuttle. È sempre bello vedere tanta gente che è legata a Paolo, perché anche Paolo è legato molto al suo paese, ovunque sia, sempre si ricorda di noi, sempre si ricorda il suo paese. Quindi siamo ben contenti oggi di essere qui a festeggiare il suo rientro in Italia, e con lui oggi ricordo che c'è anche l'altro astronauta, la Kelly Coleman, che è stata con lui in missione. Quindi oggi a Verano abbiamo l'onore e il piacere di avere non solo un astronauta ma due astronauti, che non è una cosa di tutti i giorni. Così la Brianza viene conosciuta un po' in tutto il mondo. Infatti io continuo a dire che Paolo Nespoli non è un patrimonio solo di Verano, ma un patrimonio della Brianza, se mi consentite anche dell'Italia intera, perché insomma, un personaggio di questa portata, di questo livello, è un personaggio di tutti. Assessore Eli, anche lei presente oggi qui a Verano, non soltanto come, diciamo così, abitante, ma anche come rappresentante dell'istituzione per celebrare il vostro concittadino. Sì, io in questo momento rappresento e sono orgoglioso la provincia di Monza e Brianza. Il presidente non c'è, mi ha delegato ufficialmente a rappresentare la provincia, però anche come cittadino siamo lieti di accogliere Paolo Nespoli, perché è un lustro di Verano sicuramente, di cui sono concittadino.
della provincia anche, perché è un evento estremamente importante quello di avere un astronauta che per così lungo tempo è stato fra le stelle. Ma devo dire che il presidente Annibale Colombo ha delegato me per presentarlo qui alla banca. È una manifestazione importante per la nostra zona e devo anche dire che Nespoli passerà sicuramente alla storia della nostra Brianza, in particolar modo per Verano. Gentili amici di Brianza Channel, siamo in compagnia di Candy Coleman, l'astronauta che con Paolo Nespoli è tornata poche settimane fa dallo spazio. Vuole parlarci della sua esperienza come donna nello spazio? Lo spazio è per tutti, per uomini e donne, per tutti coloro entusiasti di essere lassù. La stazione spaziale è molto grande e noi abbiamo molti esperimenti interessanti di cui ci occupiamo. Siamo impegnati tutti i giorni con tanti nuovi esperimenti. Vivere nello spazio è molto divertente e mi piace davvero molto, soprattutto con il collega Paolo Nespoli, che è un grande esperto dello spazio. Sono convinto che andare nello spazio deve essere un'esperienza unica. Per questa celebrazione fa parte di una delle più grandi celebrazioni che si svolgono qui in Italia per ricevere un grande astronauta, e suppongo che questo succede anche nel suo paese. Cosa ne pensa di questa celebrazione? Penso che sia davvero meraviglioso festeggiare una persona, perché quando una persona va nello spazio, quando Paolo va nello spazio, porta con sé una piccola parte di ognuna di queste persone, ed è veramente molto bello vedere tutte queste persone che festeggia il ritorno di Paolo a casa, perché alla fine dei conti è come se fossero stati tutti insieme nello spazio.
se viene un sindaco, se per un paese è un motivo di onore, di orgoglio avere un astronauta. Se di astronauti ce ne sono due, ditemi voi a trovare un aggettivo per dire quanto dobbiamo essere noi tutti contenti e onorati di avere due astronauti contemporaneamente con noi. Io sono porto i saluti del presidente della provincia e dopo tutte le discussioni che sono stati fatti e credo che Paolo e la sua collega mi hanno sentite migliaia, non ci sono molte altre cose da dire. Volevo semplicemente sottolineare un aspetto che mi sembra molto importante in un momento di turbolenza generale dei mercati. La missione è stata congiunta America, Europa, AIO ovviamente e Russia. Ecco, questo è un modello di collaborazione che io spero sia fruttuoso nel futuro per evitare le tensioni che possono sorgere, come tutti voi sapete. Il generale Giovi è stato il comandante di Paolo quando lui era il professore paracadutista in quella missione in Libano. Quindi cedo volentieri la parola al generale per un saluto. Grazie signor sindaco, grazie a tutti voi per la presenza. Sono particolarmente orgoglioso di essere qui con voi a festeggiare il ritorno di Paolo e devo dire che voi avete visto nascere Paolo. Io l'ho conosciuto in età matura, ma ho avuto come voi il modo di apprezzare le sue qualità, le sue determinazioni, la sua voglia di realizzare i sogni con la determinazione che ognuno di noi dovrebbe avere e con la fortuna che ci deve accompagnare. Ma alla base c'è la fiducia, crederci. Mi veniva da pensare che la volta scorsa siamo arrivati in elicottero, abbiamo fatto il giro, i cavalli, le cose, questa volta c'era un problema, l'elicottero siamo già arrivati, cosa facciamo? Quindi il sindaco Casati si è inventato il dirigibile, credo che sotto sotto speri che non voli più, perché sennò chissà cosa deve tirar fuori quest'altra volta. Il cavalli il dirigibile è fatto, sommergibile è un po' difficile, o arriviamo direttamente con la navicella inchiata. Casa è sempre un piacere essere qua. Volevo anche ringraziarvi perché siamo stati 6 mesi in orbita, o quasi 6 mesi, sono successe tante cose, incluso il fatto che purtroppo la zia Lidia ci ha lasciato e mia madre. Quindi vi ringrazio di essere stati qui. Tutti quelli che erano lì con lei in quegli ultimi momenti, ho sentito tutto il paese, quasi tutta l'Italia vicino a lei e vi ringrazio di questo. Relazionandomi a quello che ha detto in precedenza, ha detto che la prima volta quando è rientrato a Verano è venuto con l'elicottero, la seconda con il dirigibile, la domanda sorge spontanea, ma quando sarà la sua prossima missione? Ma è una domanda interessante questa, perché in questi giorni o in questi mesi sto cercando di capire cosa fare da grande, tra l'altro, perché penso di essere arrivato a un punto in cui per questione di età, di esperienza, dovrei appendere la navicella al chiodo, si fa per dire, e vedere un pochettino cosa c'è. Il fatto vero è che volerei volentieri di nuovo. 6 mesi nella stazione sono sicuramente tanti, ma allo stesso tempo uno impara che ci sono così tante cose da fare, e essendo la prima volta rimani un pochettino così spaesato. E adesso forse se ci dovesse andare sei mesi ancora, forse farei qualcosa leggermente diverso, farei sicuramente delle altre cose. La realtà è che in questo momento siamo in un momento difficile dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, ma non solo per l'Italia, per tutto il mondo, e sapete che lo shuttle è sostanzialmente andato in pensione, l'ultimo shuttle è appena volato, gli americani hanno chiuso il progetto shuttle e non c'è, almeno nel settore negli Stati Uniti, non c'è un veicolo immediato per poter andare in orbita, e quindi loro con tutto il resto del mondo si dovranno affidare alle navicelle russe Soyuz per andare in orbita, il che vuol dire che i posti sono limitati, i posti sono costosi, perché essendo gli unici russi se li fanno anche pagare, e noi come Europa abbiamo delle opportunità di volo ma molto limitate.
che dovranno essere divise tra tutti i vari astronauti europei e anche con gli altri astronauti italiani. Quindi oggi come oggi, se voi mi chiedete quando sarà la mia prossima missione, vi dirò molto probabilmente mai. Però insomma, ho imparato che in questo campo quello che oggi è certo, domani non lo è tanto e dopodomani diventa esattamente il contrario. Quindi vedremo cosa succede, vedremo cosa riuscirò a tirare fuori per soddisfare questa domanda. Cosa farò da grande? The mission does not end when we land. Still, Paolo and I have been having a lot of discussions with people on the ground to talk about what we can do differently in space, maybe better in space, in order to do more research and more important work up there. So we're very busy, actually, still with the mission. Sì, no, questo è un punto importante. Non è che uno si stacca dalla stazione, atterra ed è finito lì. Siamo atterrati a Houston due mesi fa, quasi. E queste settimane sono passate velocemente e siamo stati veramente impegnati, perché abbiamo fatto da un lato un recupero per ritornare in forma, dall'altro però abbiamo fatto anche tanti esperimenti scientifici per continuare a collezionare i dati sul corpo umano e come si riabitua il corpo umano alla forza di gravità. E terza parte importante che abbiamo fatto è stata, e continuiamo ancora adesso, è quella di fare delle riunioni con tutti i responsabili tecnici delle varie discipline per discutere la missione, discutere i vari esperimenti, discutere le varie operazioni e trovare modi per fare cose in modo diverso, in modo migliore, dare dei suggerimenti o comunque capire un attimino come sono andate le cose. Siamo stati a Houston per un mese e mezzo. Due settimane fa siamo stati a Mosca per un'altra settimana, abbiamo parlato con i vari controllori, direttori di volo del centro di Mosca. Settimana scorsa io ero a Colonia in Germania e a Monaco in Germania, dove c'è il centro di controllo dell'ESA. Anche lì abbiamo fatto tutta una settimana intera di riunioni. Insomma, stiamo imparando e abbiamo, in questo momento qui abbiamo un tesoro di conoscenza. Addirittura ogni tanto arrivano le email da quelli che sono sulla stazione adesso, che dicono: oh, ma ti ricordi dove hai messo quel cacciavite? Perché ogni tanto non si trovano le cose o vengono spostate. Ormai questa, la nostra conoscenza è ormai di un paio di mesi, è vecchia di un paio di mesi, le cose cambiano velocemente sulla stazione. Ma mi hanno chiesto tre giorni fa, cercavano un cavo, non lo trovavano, e ho detto: ma ai nostri tempi era laggiù, e sono andati a trovare il cavo. Insomma, continua ancora il nostro lavoro, continua ancora, non è finito. Oggi finirà probabilmente, continueremo fino alla fine dell'anno con tutti questi esperimenti, discussioni, e anche con visite come questa andremo a fare a salutare le scuole con cui abbiamo fatto i collegamenti, andremo a fare delle conferenze, torneranno in Italia. Questa è una visita privata di Kelly, ma riusciremo probabilmente a settembre a tornare con tutto l'equipaggio. Non penso che riusciremo ad arrivare a verano, ma chissà, chi lo sa. Vedremo un attimo.